Come funziona l'economia? In 30 minuti. L'economia funziona come una semplice macchina, ma molte persone non la capiscono o non sono d'accordo su come funziona. E questo ha condotto a molta sofferenza economica inutile. Sento una profonda responsabilità di condividere il mio semplice ma pratico modello economico. Sebbene non convenzionale, mi ha aiutato a prevedere ed evitare la crisi finanziaria globale. E funziona bene per me da oltre 30 anni. Cominciamo. Nonostante l'economia sembri complessa, funziona in modo semplice e meccanico. È composta di poche parti semplici e molte transazioni semplici, che si ripetono continuamente milioni di volte. Queste transazioni sono soprattutto guidate dalla natura umana e creano tre forze principali che trainano l'economia. Numero 1. Crescita di produttività. Numero 2. Ciclo del debito a breve termine. E numero 3. Ciclo del debito a lungo termine. Guarderemo queste tre forze e come, sovrapponendole, si crea un buon modello per seguire i movimenti economici e capire cosa sta accadendo al momento. Cominciamo con la parte più semplice dell'economia, le transazioni. Un'economia non è altro che la somma delle transazioni che la costituiscono. E una transazione è una cosa molto semplice. Si fanno transazioni continuamente. Ogni volta che si compra qualcosa, si crea una transazione. Ogni transazione consiste in un acquirente che scambia moneta o credito con un venditore di beni, servizi o attività finanziarie. Il credito funge da moneta. Quindi, sommando il denaro speso e l'ammontare di credito utilizzato, si può sapere la spesa totale. L'ammontare totale speso tira l'economia. Se si divide l'ammontare speso per la quantità venduta, si ricava il prezzo. Questo è tutto. Questa è una transazione. È la base della macchina economica. Tutti i cicli e tutte le forze in un'economia sono trainati da transazioni. Quindi, se riusciamo a capire le transazioni, riusciamo a capire l'economia intera. Un mercato consiste di tutti gli acquirenti e tutti i venditori che fanno transazioni per la stessa cosa. Per esempio, c'è un mercato del grano, un mercato dell'auto, un mercato delle azioni e mercati per milioni di cose. Un'economia consiste di tutte le transazioni in tutti i suoi mercati. Se si somma la spesa totale e la quantità totale venduta in tutti i mercati, si ha tutto quello che occorre per capire l'economia. È di una semplicità estrema. Persone, società, banche e governi, tutti prendono parte a transazioni nel modo descritto, scambiando denaro e credito per beni, servizi e attività finanziarie. Il maggiore acquirente e venditore è il settore pubblico, che consiste di due parti importanti: un'amministrazione centrale che riscuote tasse e spende denaro, e una banca centrale, che è differente da altri acquirenti e venditori perché controlla l'ammontare di denaro e credito nell'economia. Lo fa manovrando i tassi di interesse e stampando nuova moneta. Per queste ragioni, come vedremo, la banca centrale è un protagonista importante nel flusso del credito. Voglio che facciate attenzione al credito. Il credito è la parte più importante dell'economia e probabilmente quella meno capita. È la parte più importante perché è la parte più grande e incostante. Come acquirenti e venditori vanno al mercato per fare transazioni, allo stesso modo fanno i creditori e i debitori. Chi presta denaro di solito vuole trasformare quello che ha in più denaro. E chi si indebita di solito vuole qualcosa che non potrebbe permettersi, come una casa o una macchina. O vuole investire in qualcosa come avviare un'impresa. Il credito può aiutare sia finanziatori che debitori a ottenere quello che vogliono. I debitori promettono di ripagare la somma presa a prestito, chiamata capitale, più una somma supplementare chiamata interesse. Quando i tassi di interesse sono alti, si prende meno prestito perché è costoso. Quando i tassi di interesse sono bassi, si prende più a prestito perché costa meno. Quando i debitori promettono di ripagare e i creditori ci credono, si crea il credito. Due persone possono accordarsi di creare credito dal nulla. Questo sembra abbastanza semplice, ma il credito è difficile perché ha nomi diversi. Non appena si crea credito, si converte immediatamente in debito. Il debito è sia un'attività per il finanziatore che una passività per il debitore. Nel futuro, quando il debitore ripaga il prestito più interessi, l'attività e la passività scompaiono
e la transazione è chiusa. Allora perché il credito è così importante? Perché quando un debitore riceve credito, aumenta la capacità di spesa. E ricordate, la spesa traina l'economia. Questo avviene perché la spesa di una persona è reddito per un'altra persona. Pensateci, ogni dollaro che spendete qualcuno lo guadagna e ogni dollaro che guadagnate qualcuno l'ha speso. Quindi, quando spendete di più, qualcuno guadagna di più. Quando il reddito di qualcuno sale, i creditori sono più inclini a prestargli denaro, perché ora merita più credito. Un debitore con buon credito ha due cose: la capacità di ripagare e garanzie. L'avere molto reddito in rapporto al suo debito gli dà la capacità di ripagare. Se non può ripagare, ha attività di valore negoziabili da usare come garanzia. Questo mette a loro agio i finanziatori che prestano denaro. Quindi un maggior reddito permette un maggior indebitamento, che permette di aumentare la spesa. E poiché la spesa di una persona è il reddito di un'altra, questo porta ad aumentare il debito e così via. Questo modello di autorafforzamento porta crescita economica e per questo abbiamo i cicli. In una transazione devi dare qualcosa per ottenere qualcosa. Nel lungo periodo, quanto si riceve dipende da quanto si produce. Col tempo impariamo e quella conoscenza accumulata aumenta i nostri standard di vita. Chiamiamo questo crescita di produttività. Gli inventivi e solerti aumentano la produttività e il tenore di vita più velocemente di coloro che sono indolenti e pigri. Ma questo non è sempre vero nel breve periodo. La produttività è importante soprattutto nel lungo termine. Ma il credito lo è soprattutto nel breve, questo perché la crescita di produttività non fluttua molto, quindi non è motore di grandi oscillazioni economiche. Il debito esiste perché ci permette di consumare di più di quanto produciamo quando lo acquistiamo e ci fa consumare meno di quanto produciamo quando lo rimborsiamo. Le sue fluttuazioni avvengono in due grandi cicli. Uno prende circa 5-8 anni e l'altro circa 75-100 anni. La maggior parte della gente avverte le fluttuazioni, ma in genere non le vede come cicli, perché le vede troppo da vicino, giorno per giorno. In questo capitolo facciamo un passo indietro e guardiamo queste tre grandi forze e come interagiscono per costituire le nostre esperienze. Come detto, le oscillazioni su questa linea non sono dovute a quanta innovazione o duro lavoro ci sia. Sono per lo più dovute a quanto credito c'è. Immaginiamo per un momento un'economia senza credito. In questa economia l'unico modo per aumentare la mia spesa è di aumentare il mio reddito, che mi richiede di essere più produttivo e fare più lavoro. Una produttività aumentata è l'unico modo di crescere. Poiché il mio spendere è reddito per un'altra persona, l'economia cresce ogni volta che io o qualcun altro siamo più produttivi. Se seguiamo le transazioni e le lasciamo svolgere, vediamo una progressione come la linea di crescita della produttività. Ma poiché ci indebitiamo, ci sono i cicli. Questo non è dovuto a nessuna legge, ma alla natura umana e al modo in cui funziona il credito. Pensate al prestito come a un modo semplice per spingere la spesa. Per avere qualcosa che non ci si può permettere, si deve spendere di più di quanto si guadagna. A tal fine, in sostanza, dovete indebitarvi con voi stessi nel futuro. Facendo questo, create un periodo nel futuro in cui spenderete meno di quello che guadagnate per estinguerlo. Presto assume le sembianze di un ciclo. In soldoni, ogni volta che vi indebitate create un ciclo. Questo è vero per un individuo e per l'economia. Ecco perché capire il credito è così importante. Perché mette in moto una serie meccanica e prevedibile di eventi che accadranno nel futuro. Questo rende il credito diverso dalla moneta. Con la moneta chiudete le transazioni. Quando comprate una birra da un barista in contanti, la transazione è chiusa subito. Ma quando la comprate a credito, è come aprire un conto al bar. Dite che promettete di pagare nel futuro. Insieme voi e il barista create un'attività e una passività. Ora avete creato credito dal nulla. Finché non pagate il conto, le attività e le passività non spariscono. Il debito non va via e la transazione non si chiude. La realtà è che la maggior parte di ciò che la gente chiama denaro è credito. L'ammontare totale di credito negli Stati Uniti è circa 50 trilioni di dollari,
e la somma totale di moneta è solo circa 3 trilioni di dollari. Ricordate, in un'economia senza credito l'unico modo di aumentare la vostra spesa è produrre di più. Ma in un'economia con credito potete aumentare la vostra spesa anche indebitandovi. Come risultato, un'economia con credito ha più spesa e permette ai redditi di salire più presto della produttività a breve termine, ma non a lungo termine. Ora non fraintendetemi, il credito non è sempre qualcosa di male che provoca solo cicli. È male quando gonfia il consumo che non può essere ripagato. Tuttavia, è bene quando si allocano in modo efficiente le risorse e si produce il reddito in modo da ripagare il debito. Per esempio, se vi indebitate per comprare un grande televisore, non generate reddito che vi fa ripagare il debito. Ma se prendete un prestito per un trattore e quel trattore vi fa avere un raccolto maggiore e guadagnare più denaro, poi potete ripagare il vostro debito e migliorare il vostro standard di vita. In un'economia con credito, possiamo seguire le transazioni e vedere come il credito crea crescita. Lasciate che vi faccia un esempio. Supponete di guadagnare 100.000 dollari all'anno e non avere debiti. Godete di credito sufficiente per prendere in prestito 10.000 dollari, diciamo da una carta di credito, così potete spenderne 110.000 anche se ne guadagnate solo 100.000. Poiché la vostra spesa è il reddito di un'altra persona, qualcuno guadagna 110.000 dollari. La persona che ne guadagna 110.000, senza debiti, può prenderne a prestito 11.000. Così può spenderne 121.000, anche se ne ha solo guadagnati 110.000. La sua spesa è il reddito di un altro. E seguendo le transazioni vediamo come questo processo funziona in un modello di autorafforzamento. Ma ricordate, contrarre prestiti crea cicli. E se il ciclo sale, prima o poi deve scendere. Questo ci porta nel ciclo del debito a breve termine. Al crescere dell'attività vediamo un'espansione. La prima fase del ciclo del debito a breve termine. La spesa continua ad aumentare e i prezzi cominciano a salire. Questo accade perché l'aumento nella spesa è alimentato dal credito, che può essere creato da nulla all'istante. Quando l'ammontare della spesa e i redditi crescono più veloci della produzione di merci, i prezzi salgono. Quando i prezzi salgono, parliamo di inflazione. La banca centrale non vuole troppa inflazione, perché causa problemi. Vedendo i prezzi salire, alza i tassi di interesse. Con tassi di interesse più alti, meno persone possono permettersi di prendere a prestito e il costo dei debiti esistenti sale. Pensateci quando i pagamenti mensili sulla vostra carta di credito vanno su. Poiché la gente prende meno prestiti a rimborsi del debito più alti, ha meno denaro residuo da spendere, così la spesa diminuisce. E poiché la spesa di una persona è il reddito di un'altra persona, il reddito cala. E così via. Quando la gente spende meno, i prezzi calano. Chiamiamo questa deflazione. L'attività economica diminuisce e abbiamo una recessione. Se la recessione diventa troppo grave e l'inflazione non è più un problema, la banca centrale abbasserà i tassi di interesse per far salire tutto di nuovo. Con tassi di interesse bassi, i rimborsi del debito sono ridotti e l'indebitamento e la spesa riprendono. E vediamo un'altra espansione. Come potete vedere, l'economia funziona come una macchina. Nel ciclo di debito a breve termine, la spesa è limitata solo dalla volontà di creditori e debitori di dare e ricevere credito. Quando il credito è facilmente disponibile, c'è un'espansione economica. Quando il credito non è facilmente disponibile, c'è una recessione. E notate che questo ciclo è controllato principalmente dalla banca centrale. Il ciclo di debito a breve termine di solito dura 5-8 anni e si ripete più e più volte per decenni. Ma notate che la base e l'apice di ogni ciclo finiscono con maggiore crescita che nel ciclo precedente e con più debito. Perché? Perché la gente lo spinge. Ha propensione a prendere in prestito e spendere di più invece di rimborsare. È la natura umana. A causa di questo, sul lungo periodo, i debiti aumentano più velocemente dei redditi, creando il ciclo del debito a lungo termine. Nonostante le persone siano sempre più indebitate, i finanziatori estendono il credito anche più liberamente. Perché? Perché tutti pensano che le cose stiano andando benissimo. Le persone si concentrano solo sugli ultimi eventi. E cosa è successo ultimamente?
i redditi sono aumentati, i valori patrimoniali crescono, il mercato azionario ruggisce, è un boom! Vale la pena acquistare beni, servizi e attività finanziarie con denaro preso in prestito. Quando la gente esagera, si chiama bolla. Così, anche se i debiti sono stati in crescita, i redditi sono cresciuti quasi così velocemente da compensarli. Chiamiamo il rapporto tra debito e reddito il peso del debito. Fino a quando i redditi continuano a salire, il peso del debito rimane gestibile. Allo stesso tempo, i valori patrimoniali salgono. La gente prende in prestito enormi somme di denaro per acquistare beni come investimenti, provocando un rialzo dei prezzi ancora maggiore. La gente si sente ricca. Quindi, anche con l'accumulo di un sacco di debiti, l'aumento di redditi e valori patrimoniali aiuta i debitori a godere del credito per lungo tempo. Ma questo ovviamente non può continuare per sempre. E non lo fa. Nel corso dei decenni, gli oneri del debito aumentano lentamente, creando sempre maggiori rimborsi del debito. A un certo punto, i rimborsi del debito iniziano a crescere più velocemente dei redditi, costringendo la gente a ridurre la propria spesa. E dal momento che la spesa di una persona è il reddito di un'altra persona, i redditi iniziano a scendere, cosa che rende le persone meno degne di credito e fa calare i prestiti. I rimborsi del debito continuano ad aumentare, cosa che porta al calo ulteriore della spesa, e il ciclo si inverte. Questo è il picco del debito a lungo termine. Gli oneri del debito sono diventati troppo grandi. Per gli Stati Uniti, Europa e gran parte del resto del mondo questo avvenne nel 2008. Accadde per lo stesso motivo per cui accadde in Giappone nel 1989 e negli Stati Uniti nel 1929. Ora l'economia comincia la riduzione della leva finanziaria. In una riduzione della leva finanziaria, la gente taglia la spesa, i redditi cadono, il credito scompare, i prezzi delle attività calano, le banche sono sotto pressione, la borsa crolla, le tensioni sociali aumentano e tutto comincia ad autoalimentarsi nell'altro verso. Al cadere dei redditi e salire dei rimborsi del debito, i debitori sono sotto pressione, non più meritevoli di credito. Il credito si estingue e i debitori non possono più prendere prestito denaro per rimborsi del debito. Lottando per riempire questo buco, i debitori devono vendere patrimonio. La fretta di vendere beni si impossessa del mercato. Allo stesso tempo la spesa cala. Questo è il momento in cui il mercato azionario crolla. I serbatoi del mercato immobiliare e le banche si trovano in difficoltà. Al calare dei prezzi dei beni, il valore delle garanzie che il debitore può offrire cala. Questo rende i debitori ancora meno degni di credito. Le persone si sentono povere. Il credito scompare rapido. Meno spesa, meno reddito, meno ricchezza, meno credito, meno prestiti e così via. È un circolo vicioso. Ciò pare simile a una recessione, ma la differenza qui è che i tassi di interesse non possono essere abbassati per salvare la situazione. In una recessione abbassare i tassi di interesse spinge all'indebitamento, tuttavia in una riduzione della leva finanziaria abbassare i tassi di interesse non funziona perché i tassi di interesse sono già bassi e presto arrivano allo 0%. Quindi lo stimolo finisce. I tassi di interesse negli Stati Uniti hanno toccato lo 0% durante la riduzione della leva finanziaria degli anni 30 e di nuovo nel 2008. La differenza tra una recessione e una riduzione della leva finanziaria è che in questa gli oneri del debito sono semplicemente ingigantiti e non si può alleviarli con la riduzione dei tassi di interesse. I finanziatori capiscono che i debiti sono diventati troppo grandi per essere rimborsati per intero. I debitori hanno perso la loro capacità di rimborso e la loro garanzia il valore. Si sentono paralizzati dal debito, non ne vogliono più sapere. I creditori fermano i prestiti, i debitori smettono di prendere a prestito. Pensate all'economia come non degna di credito, proprio come un individuo. Quindi che cosa fate per una riduzione della leva finanziaria? Il problema è che gli oneri del debito sono troppo alti e devono scendere. Ci sono quattro modi in cui questo può accadere. 1. Persone, imprese e governi tagliano la loro spesa. 2. I debiti sono ridotti con fallimenti e ristrutturazioni. 3. La ricchezza viene ridistribuita dagli abbienti ai non abbienti. E infine, 4. La banca centrale stampa nuova moneta. Questi quattro modi sono accaduti in ogni riduzione della leva finanziaria nella storia moderna. Di solito la spesa viene tagliata prima. Come abbiamo appena visto, persone, imprese, banche e anche governi tirano la cinghia e tagliano la spesa per poter pagare il loro debito.
Questo è spesso definito come austerity. Quando i debitori smettono di prendere nuovi prestiti e cominciano a pagare i vecchi debiti, ci si aspetta che il peso del debito cali. Ma succede l'opposto. Poiché la spesa è tagliata e la spesa di una persona è il reddito di un'altra, fa calare i redditi, che calano più in fretta di quanto i debiti non siano rimborsati. E il peso del debito in realtà peggiora. Come abbiamo visto, questo taglio della spesa è deflazionistico e doloroso. Le aziende sono costrette a tagliare i costi, che significa meno posti di lavoro e aumento della disoccupazione. Questo porta al passo successivo. I debiti devono essere ridotti. Molti debitori non possono ripagare i loro debiti e i debiti di un debitore sono attività di un creditore. Quando i debitori non ripagano la banca, la gente pensa che la banca non possa rimborsarli. Così si precipitano a ritirare il proprio denaro dalla banca. Le banche sono sotto pressione e persone, imprese e banche non pagano i loro debiti. Questa grave contrazione economica è una depressione. La gran parte di una depressione consiste in gente che scopre che molto di quello che pensava fosse la sua ricchezza non c'è più. Torniamo al bar. Quando avete comprato una birra e l'avete messa sul conto al bar, avete promesso di rimborsare il barista. La vostra promessa è diventata un'attività del barista. Ma se violate la promessa, se non lo ripagate, siete inadempienti sul vostro conto del bar, poi la attività che ha, in effetti, non vale niente. È sostanzialmente scomparsa. Molti finanziatori non vogliono che le attività scompaiano e accettano la ristrutturazione del debito. Ristrutturazione del debito significa che i creditori sono ripagati meno o ripagati in un periodo di tempo più lungo, oppure a un tasso di interesse più basso di quanto prima concordato. In qualche modo, il contratto è violato per ridurre il debito. Gli istituti di credito preferiscono avere un po' di qualcosa che tutto di niente. Anche se il debito scompare, la ristrutturazione del debito fa scomparire più rapidamente valori reddituali e patrimoniali, in modo che il peso del debito continua a peggiorare. Come il taglio della spesa, anche la riduzione del debito è dolorosa e deflazionistica. Tutto questo ha impatto sul governo centrale perché redditi più bassi e meno occupazione significa che il governo raccoglie meno tasse. Allo stesso tempo ha bisogno di aumentare la spesa perché la disoccupazione è aumentata. Molti dei disoccupati hanno risparmi inadeguati e hanno bisogno di sostegno finanziario da parte del governo. Inoltre, i governi creano piani di stimolo e aumentano la loro spesa per compensare l'indebolimento dell'economia. I deficit di bilancio dei governi esplodono in una riduzione della leva finanziaria perché spendono più di quanto guadagnano in tasse. Questo è ciò che accade quando sentite parlare del deficit di bilancio al telegiornale. Per finanziare il loro deficit, i governi devono aumentare le tasse o prendere in prestito denaro. Ma con redditi in calo e così tanti disoccupati, da chi viene il denaro? Dai ricchi. Dato che i governi hanno bisogno di più denaro e che la ricchezza è fortemente concentrata nelle mani di una piccola percentuale di persone, i governi naturalmente aumentano le tasse ai ricchi, cosa che facilita una redistribuzione della ricchezza per l'economia, dagli abbienti ai non abbienti. I non abbienti che stanno soffrendo cominciano a provare antipatia per gli abbienti danarosi, i ricchi abbienti sotto pressione per l'economia debole, la caduta del valore delle attività, le tasse più alte, ricambiano l'antipatia per i non abbienti. Se la depressione continua, può scoppiare il disordine sociale. Non solo aumentano le tensioni all'interno dei paesi, ma possono sorgere tra paesi, specialmente paesi debitori e creditori. La situazione può portare a un cambiamento politico, che a volte può essere estremo. Negli anni 30, questo portò Hitler al potere, guerra in Europa e depressione negli Stati Uniti. La pressione per fare qualcosa che fermi la depressione aumenta. Ricordate, la maggior parte di ciò che la gente pensava denaro era in effetti credito. Così quando il credito sparisce, la gente non ha abbastanza denaro. Le persone sono alla disperata ricerca di denaro e ricordate chi stampa denaro? La banca centrale. Avendo già abbassato i tassi di interesse a quasi zero, è costretta a stampare denaro. A differenza del taglio della spesa, riduzione del debito e redistribuzione della ricchezza, stampare denaro è inflazionistico e stimolante. Inevitabilmente la banca centrale stampa nuovo denaro dal nulla e lo utilizza per acquistare attività finanziarie e titoli di Stato. Successe negli Stati Uniti durante la Grande Depressione.
e di nuovo nel 2008, quando la Banca Centrale degli Stati Uniti, la Federal Reserve, stampò oltre 2 trilioni di dollari. Altre banche centrali in tutto il mondo che ne avevano facoltà stamparono molta moneta. Acquistando beni finanziari con questa moneta si favorisce l'aumento dei prezzi dei beni, che rende le persone più degne di credito. Tuttavia, questo aiuta solo coloro che hanno beni finanziari. La banca centrale può stampare denaro, ma può solo acquistare beni finanziari. Il governo centrale, invece, può acquistare beni e servizi e mettere moneta nelle mani della gente, ma non può stamparla. Quindi, al fine di stimolare l'economia, i due devono cooperare. Acquistando titoli di Stato, la banca centrale in sostanza presta denaro al governo, permettendogli di rimanere in deficit e aumentare la spesa per beni e servizi attraverso i suoi programmi di stimolo e le indennità di disoccupazione. Questo aumenta il reddito del pubblico e il debito del governo. Tuttavia, si abbassa l'onere del debito totale dell'economia. Questo è un momento molto rischioso. I responsabili della politica devono bilanciare i quattro modi in cui scendono gli oneri del debito. I metodi deflazionistici devono bilanciarsi con i metodi inflazionistici per mantenere la stabilità. Se bilanciati correttamente, ci può essere una bella riduzione della leva finanziaria. Ora, una riduzione della leva finanziaria può essere orribile o splendida. Come può una riduzione della leva finanziaria essere bella? Anche se una riduzione della leva finanziaria è una situazione difficile, gestirla nel miglior modo possibile è splendido. Molto più bello che eccessi sbilanciati della fase di leva alimentati dal debito. In una bella riduzione della leva finanziaria, i debiti diminuiscono rispetto al reddito, la crescita economica reale è positiva e l'inflazione non è un problema. Si è realizzata con il giusto equilibrio. Il giusto equilibrio richiede una certa combinazione di taglio della spesa, riduzione del debito, trasferimento di ricchezza e di stampa di moneta, in modo che la stabilità economica e sociale si possa mantenere. La gente chiede se stampare moneta aumenterà l'inflazione. No, se compensa il calo del credito. Ricordate, la spesa è ciò che conta. Un dollaro di spesa pagato con denaro ha sul prezzo lo stesso effetto di un dollaro di spesa pagato con credito. Stampando moneta, la banca centrale può compensare la scomparsa di credito con un aumento della quantità di denaro. Per cambiare le cose, la banca centrale ha bisogno non solo di stimolare la crescita del reddito, ma di far salire il tasso di crescita del reddito più del tasso di interesse sul debito accumulato. Allora, cosa voglio dire con questo? Fondamentalmente, il reddito ha bisogno di crescere più presto del debito. Per esempio, supponiamo che un paese che attraverso una riduzione della leva finanziaria abbia un rapporto debito sul reddito del 100%. Ciò significa che la quantità di debito che ha è la stessa dell'importo del reddito che l'intero paese produce in un anno. Ora pensate al tasso di interesse su questo debito. Diciamo che è del 2%. Se il debito sale al 2% a causa di questo tasso di interesse e il reddito sale solo circa dell'1%, non potrete mai ridurre l'onere del debito. È necessario stampare denaro sufficiente per spingere il tasso di crescita del reddito sopra il tasso di interesse. Tuttavia, è facile abusare della stampa di moneta perché è immediata e la gente la preferisce alle alternative. La chiave è di evitare di stampare troppa moneta e innescare un'inflazione rampante, come fece la Germania durante la riduzione della leva finanziaria negli anni 20. Se i politici raggiungono il giusto equilibrio, una riduzione della leva finanziaria non è così drammatica. La crescita è lenta, ma gli oneri del debito scendono. È una bella riduzione della leva finanziaria. Quando i redditi salgono, i debitori cominciano a sembrare più degni di credito. E quando i debitori sembrano più degni di credito, i finanziatori ricominciano a prestare denaro. Gli oneri del debito finalmente scendono. Potendo prendere a prestito denaro, la gente può spendere di più. Alla fine l'economia ricomincia a crescere, portando alla fase di reflazione del ciclo di debito a lungo termine. Anche se il processo di riduzione della leva finanziaria può essere orribile se mal gestito, se gestito bene, finirà per risolvere il problema. Ci vuole circa un decennio o più perché gli oneri del debito scendano e l'attività economica torni alla normalità. Da qui il termine decennio perduto. Naturalmente, l'economia è un po' più complicata di quanto questo modello suggerisca. Tuttavia,
porre il ciclo di debito a breve termine sul ciclo di debito a lungo termine e poi porre entrambi sopra la linea di crescita della produttività dà un modello ragionevolmente buono per vedere dove siamo stati, dove siamo ora e dove stiamo probabilmente andando. In sintesi, ci sono tre regole empiriche che vorrei che recepiste da questo. Primo, non lasciate che il debito salga più presto del reddito, perché i vostri oneri del debito alla fine vi schiacceranno. Secondo, non lasciate che il reddito salga più rapidamente della produttività, perché vi troverete infine a diventare non competitivi. E terzo, fate tutto il possibile per aumentare la produttività, perché a lungo andare questo è ciò che conta di più. Questo è un consiglio semplice per voi e per i responsabili politici. Potreste essere sorpresi, ma i più, tra cui la maggioranza dei responsabili politici, non bada abbastanza questo. Questo modello ha funzionato per me e spero che funzionerà per voi. Grazie.